come dire, in casa dello stregone o dell'assistente stregone o dell'apprendista stregone. Buongiorno a Maurizio, anzi buonasera a Maurizio Colaiacomo, geometra, l'anima dello strutturalismo impiantistico, la butto così, del moto, dico bene? Senz'altro. Ma allora, insomma, questo 2022 sta per quasi scoccare, no? Perché incrociamo le dita, ma direi che ormai su Imbiz ha pubblicato o sta pubblicando i bozzetti di quello che sarà. È una bella sfida dal punto di vista impiantistico. La parte tecnologica l'abbiamo studiata in maniera preliminare per non incorrere in errori che a volte si sono fatti nel passato, anche se in realtà finora ho l'orgoglio di dire che tutti gli eventi organizzati hanno avuto un successo strepitoso. A volte si spende un pochino di più del previsto perché forse vogliamo strafare, siamo troppo forti della Federnuova. Ma direi di sì Puntiamo ai primati. anche col contributo, perché tu sei, diciamo così, anche un talent di Swim Bizza, perché ci insegni, ci porti, ci conduci per mano in questo mondo che è un mondo particolare, perché se è vero che il nuoto italiano vince e stravince, si può anche dire che le aziende che si occupano, che costruiscono impianti, sono leader a livello mondiale. Dico bene, Ma caro geometra? senz'altro, noi abbiamo aziende che costruiscono in tutto il mondo, specializzate nella realizzazione di impianti per i grandi eventi. Abbiamo tecnologia all'avanguardia. Purtroppo a volte facciamo poca ricerca per mancanza di finanziamenti su questo aspetto, però tutti i nostri impianti che gestiamo, i centri federali, da un punto di vista energetico e diciamo energivoro, sono all'avanguardia. Finora abbiamo avuto la collaborazione di tantissime aziende, tra cui l'Enel, l'Acea, e anche dei produttori di materie costruttive. E stiamo sempre alla ricerca. Il settore impianti è in movimento. Io sono onorato di seguirlo da anni con dei collaboratori, ma a mio avviso penso e pensiamo di essere il punto di riferimento dell'impiantistica natatoria. Maurizio, si può dire che la tecnologia natatoria si è evoluta in maniera incredibile, anche perché, voglio dire, la sollecitazione degli impianti temporanei, quelli che ospitano i mondiali, gli europei, e, insomma, voglio dire, e che sono la nuova frontiera, ha imposto, diciamo così, un nuovo New Deal tecnologico? Questo senz'altro, intanto dobbiamo pensare di soddisfare le esigenze dell'atleta. L'atleta vuole il pubblico, l'atleta vuole l'impianto bellissimo perché con quello si sente più stimolato. Il pubblico vuole l'impianto bellissimo, i media vogliono l'impianto bellissimo, per cui noi, il nostro obiettivo è sempre di rispondere a queste richieste multilaterali. A volte di un'elevatura tecnologica incredibile, basti pensare che nelle riprese che fanno alcune televisioni hanno delle attrezzature subacquee fantastiche, dei robot. Abbiamo assistito a delle riprese dei tuffatori da grandi altezze, dove la televisione ha fatto da regina con delle immagini eccezionali che hanno girato il mondo, per cui dobbiamo rispondere ed avere una regia su tutto il sistema impiantistico delle manifestazioni. Non è solo l'acqua, Ecco, è ma l'impianto a 360 gradi che deve essere stupendo, soddisfare alle esigenze delle persone che ho detto prima, e poi deve essere funzionale e non è e semplice. questa sollecitazione di Castel Sant'Angelo, anzi di quel progetto che Swim Biz ha appena pubblicato, fatto schizzato a mano, che è già di per sé un'emozione, perché poi vedere i tuffatori che entrano dentro, quasi entrassero dentro la cupola di San Pietro, non ti pare una cosa che un impiantista capita una volta sola nella vita? Ma è un sogno fantastico. Se riusciamo a realizzare una cosa del genere, sicuramente sarà lo spettacolo acquatico più bello dell'evento. Penso che avremo la protezione di Castel Sant'Angelo col cupolone finale, a cui noi teniamo, noi romani teniamo tantissimo. Devo dire che l'idea iniziale così folle è stata del nostro presidente, ma che sono convinto che se le autorità comprenderanno l'importanza di un evento del genere, realizzeremo. Con delle difficoltà sicuramente strutturali, costruttive, ma siamo abituati ai record, ai primati. Quindi io mi auguro di poter partecipare alla costruzione di un evento del genere e di avere quel successo che finora abbiamo avuto negli eventi precedenti. Grazie, Swim Beats.
e Swim Build ci saranno e accompagneranno e racconteranno questa storia. Grazie Maurizio Colaiacum. Ciao, Alla prossima! ciao, ciao.